Svanisce al 94esimo il sogno della Civitanovese di violare il campo del San Nicolò. Al Bonolis di Teramo il match finisce in parità e per quanto visto nei 90 minuti di gioco, e questo probabilmente il risultato più giusto. La squadra bianca-azzurra, oggi in maglia verde, ha mancato l'aggancio alla zona che conta, ma ha dimostrato di poter tener botta anche a cospetto di una corazzata come quella marchigiana, da cui onestamente ci si attendeva qualcosa di più. Subito brivido per la Civitanovese al quinto, quando Silvestri commette una leggerezza al rinvio regalando la palla a Bartolini, che manca però la ghiotta occasione mandando a lato quasi a porta vuota. La formazione marchigiana pare impacciata e così sono i padroni di casa a fare la gara. Al 19esimo ancora Bartolini cade in area ospite con Cenami di Rieti, che lascia proseguire, e così al 22esimo, al primo affondo, i marchigiani trovano a sorpresa il vantaggio grazie ad un eurogol di Sciba, che piazza il pallone all'incrocio lasciando di sasso Di Gifico. Gara in salita per i ragazzi di Massimo Epifani, che accusano il colpo e rischiano di andare ancora sotto al 26esimo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Amodeo di testa alza sopra la traversa. I verdi di casa cercano di fare breccia nella munita difesa rosso-blu, ma al 31esimo è ancora Aquino su punizione a chiamare alla parata centrale l'estremo abruzzese. E così si arriva alle fasi finali del primo tempo con una punizione dal limite di pochissimo fuori di Iaboni. La ripresa si apre al settimo con l'espulsione di Sciba, l'autore del gol marchigiano, che già ammonito va a commettere fallo su Mozzoni, rimediando così il secondo giallo. In superiorità numerica la squadra di Epifani ci crede, e al 16esimo è proprio Mozzoni a far correre un pericolo a difesa ospite, che si salva in calcio d'angolo. Al 18esimo Moretti regala un pallone d'oro a Iaboni, che in una sorta di rigore in movimento chiama Silvestri ad una parata miracolosa che vale quasi come un gol segnato. Ancora San Nicolò al 26esimo con una conclusione però fuori misura di Petronio dai 20 metri. Epifani si sbraccia dalla panchina invitando i suoi ragazzi a spingere ancora, e al 29esimo è Stivaletta a mancare di pochissimo il bersaglio grosso con un tiro toccato poi in angolo da un avversario. L'ultimo quarto d'ora vede il prevedibile forcing abruzzese, che si concretizza però solo con un tiro ciabattato in aria di Bartolini, che non sorprende Silvestri, e al 46esimo con una opportunità non sfruttata da Stivaletta prima del gol clamoroso al 48esimo mancato da Amodeo. Gol mangiato, gol subito, visto che al 94esimo e dunque ai secondi finali arriva il meritato pareggio locale. Mioni commette fallo in area su Chiacchiarelli, per Cenami questa volta il rigore che trasforma Bartolini per il giusto 1-1. Un pareggio che a rossoblù brucia e costa il primo posto in classifica. Meco Monaco, quanto brucia pareggiare una partita o comunque mancare una vittoria al 94esimo? No, non brucia, voglio dire, noi abbiamo tentato di fare il possibile, ripeto, il San Nicolò ha raggiunto il pareggio con merito, soprattutto quando siamo rimasti in 10, in precedenza penso che avevamo fatto molto bene, avevamo trovato le giuste misure, eravamo pericolosi pure quando ripartivamo. Mi dispiace perché poco prima di prendere gol abbiamo avuto un'altra occasione clamorosa per chiudere la partita. Forse era troppo, non lo so questo, però io devo ringraziare i miei ragazzi che hanno fatto una grande partita di sacrificio. Dobbiamo guardare avanti in modo positivo, perché comunque qui non è facile fare punti per nessuno. Oggi stava per scapparci l'ennesima beffa. Ma l'ennesima beffa, però quando un allenatore vede giocare la squadra in questa maniera credo che devi essere sempre soddisfatto, perché devi guardare non alla singola partita ma devi guardare l'arco di un campionato. Questa squadra ha sempre giocato così, non è che oggi è la prima volta che gioca in questa maniera. E siamo stati premiati alla fine, credo anche di meno di quello che dovevamo prendere oggi, perché se la squadra vinceva la partita credo che il risultato giusto era quello. Tu dicevi che sei soddisfatto del bottino di punti della tua squadra fino ad oggi, però c'è il rammarico per qualche punto perso per strada, altrimenti la situazione di classifica era e poteva essere diversa. Sì, è sotto gli occhi di tutti che questa squadra ha lasciato per strada dei punti importanti, però nell'arco del campionato magari li abbiamo persi al girone andata, magari recupereremo il girone di ritorno. E sono soddisfatto di aver girato a 25 punti, perché credo che in questo campionato, con queste squadre che fanno parte di questo campionato, fare 25 punti per il San Nicolò penso che sia un bottino veramente molto importante.